No, il calcio, il campo sono il riflesso della società, quindi no, è impensabile che la Lega, la Federazione o il calcio risolva problemi che nascono fuori dal calcio, quindi è un problema culturale, è un problema che va affrontato da tutte le istituzioni. Riguardo al caso specifico, secondo me qui c'è un tema, ne parlavo sia con la Ministra Lamorgese che con il Capo della Polizia un po' di tempo fa, 2 settimane fa. C'è anche un tema di comunicazione, cioè in realtà negli ultimi 15 anni è stato fatto tantissimo. Per questo problema dell'essere ostaggio di tifoserie, dei tifosi che intervengono, anche i dati del DASPO ci mostrano che è stato fatto tantissimo e i fenomeni che avvengono sono sempre meno, purtroppo, ahimè, ma per fortuna, vengono anche comunicati e quindi assumono talvolta un peso anche eccessivo statisticamente rispetto a quello che avrebbero. Questo non voglio dire che il problema non c'è, ovviamente c'è, però le società sono sempre meno in difficoltà rispetto a questo, perché gli strumenti da riconoscimento facciale delle telecamere alla collaborazione con il Ministero dell'Interno, che è costante, stanno dando dei frutti. Infatti un'iniziativa che abbiamo pensato è quella di produrre un rapporto che faccia vedere negli ultimi 20 anni come si sono evolute le statistiche nel rapporto col Ministero dell'Interno e la sicurezza negli stadi rispetto alla tifoseria, perché dai dati almeno che il Ministero dell'Interno ha si può vedere che è stato fatto moltissimo. È abbastanza? No, bisogna continuare a lavorare, su questo non abbiamo dubbio, però dobbiamo anche renderci conto da dove si è partiti e quello che si è poi riusciti a fare.